Presentiamo il nostro mister. Onorato di averlo accanto a noi, onorato di avere una persona che ha detto sì, che ha sposato il progetto. Contentissimo per i nostri ragazzi perché il mister non lo dico io, ma basta chiedere alle varie persone che conoscono il calcio locale, è una persona che insegna calcio. Quindi una persona che insegna calcio. Averlo a disposizione nostro, della nostra squadra e per i nostri ragazzi è un qualcosa di bello, è un qualcosa che ne vado anche fiero perché è un risultato ottenuto. Noi la preparazione l'abbiamo iniziata il 28, la preparazione prosegue, l'obiettivo non c'è onestamente un obiettivo calcistico, un volere fare. Le cose noi dobbiamo fare, il mister mi ha insegnato così a livello tecnico, noi dobbiamo fare calcio. Fare calcio significa avere una mentalità di una squadra professionista. A prescindere se giochiamo in seconda, quindi i requisiti sono meno rispetto a squadre più blasonate, ma la mentalità deve essere quella. Il lavoro, sudare, essere umili, non fare proclami. Penso che soltanto avendo questi requisiti si va a ottenere determinati risultati. Quest'anno avete anche iniziato un cammino interessante, quello dei giovanissimi. Il settore giovanile è il cuore di una squadra, quindi siamo obbligati ad averlo e rappresenta il nostro futuro. I giovani devono capire quello. Da 1 a 10, 7 va investito per i giovani. Speriamo che tutto funziona. Speriamo. Io quello che spero onestamente è che si deve fare. No, questo non è l'Interclub Lipari. Questo ad oggi è la squadra di calcio a 11 che gioca per Lipari, per la nostra isola, per le nostre 7 isole. Quello che io spero è che non è essere un Andrea o un dottore Basile o un mister Di Bartola, noi dobbiamo essere squadra fuori dal campo, dobbiamo essere con i giocatori, con il tecnico, con i dirigenti, dobbiamo fare gruppo e dobbiamo riportare il calcio. Forse lei ne è testimone sicuramente. Un po' di calcio che conta, un po' di calcio nuovamente a Lipari, che insomma, io penso che Lipari deve fare una seconda categoria. Mister, allora abbiamo deciso di sposare questo progetto e ci si cala in questa avventura in un ambiente sicuramente diverso da quello in cui è abituato a lavorare, però il calcio credo che la lingua parlata sia sempre la stessa, no? Sì, in linea di massima sì, però ogni categoria naturalmente ha i suoi valori singolarmente e come squadra. Noi, io sono ripetitivo, gli ho detto già al suo collega, è stato capace il Presidente di farmi dire sì per riportare Lipari nelle categorie che gli competono. Possibilmente a lunga scadenza e non nell'immediato. Nell'immediato l'obiettivo è quello di fare calcio e di fare calcio con tutta gente isolana. Questo io dal primo minuto gliel'ho detto al Presidente, non dobbiamo prendere nessuno di fuori, devono essere tutta gente di Lipari e delle isole vicine. Penso che riusciamo a farlo, quello che è il nostro centrale obiettivo, che è quello di valorizzare il più possibile i ragazzi che abbiamo. Poi naturalmente sarà sempre il campo, l'unico giudice che dirà se sarà così o meno. Hai già iniziato il lavoro con Sì, abbiamo i iniziato il giorno ragazzi? 28, già abbiamo fatto alcuni giorni di testi atletici, ora da lunedì inizieremo la preparazione vera e propria che ci porterà poi all'inizio della Coppa, perché quest'anno, io ho detto al Presidente, dobbiamo fare la Coppa Trinacria, in modo che noi, siccome siamo penalizzati nell'effettuare delle amichevoli, quindi naturalmente potremmo fare qualche partita in più. Poi per il campionato naturalmente sarà poi sempre il campo che dirà quello dove possiamo arrivare o meno noi. Le Le prime impressioni? impressioni sono positive perché tutta gente che viene all'allenamento e che
Naturalmente ci sono problemi lavorativi che lei sa, che ognuno naturalmente non possiamo imporre la venuta all'allenamento nella perdita del lavoro, quindi qualcuno manca perché giustamente deve lavorare, però la maggior parte sta rispondendo bene sia agli allenamenti sia alle presenze agli allenamenti. Dottor Basile, ci caliamo in questa nuova avventura? Senz'altro, senz'altro. Io sono ben felice da tifoso interista da molto tempo e ringrazio Andrea per l'impegno che mette per portare avanti questo suo modo di pensare e la squadra tutta. Ricordo che quando mi ha presentato a Savina l'allenatore ci siamo messi in un bar, abbiamo chiacchierato, non c'è stato molto tempo per convincerlo perché si è reso conto della serietà di quello che dobbiamo portare avanti. Io approfitto per dire a Andrea una cosa che avevo già detto in passato, che questo club che abbiamo qua deve essere un punto d'incontro, non soltanto venire a vedere Inter Juve o Inter Milan, un punto d'incontro qua dove i ragazzi, le persone vengono, stanno qua, leggono il giornale, passano il tempo qua come club generico, oltre che come interclub. Questo è il mio modo di pensare. Dottor Basile, lei mi scuserà se l'ho interrotto, ha sempre lanciato dei messaggi positivi verso la collettività italiana, essendo presente con una serie di iniziative, tanto per citarne una, il famoso Ulivo di Sottomalassero, ma tante altre situazioni l'hanno vista a fianco dei nostri giovani, a fianco della nostra collettività. Sì, questo è vero, io sono felice di mettere l'Ulivo, ma l'abbiamo messo come interclub, va bene? Ogni volta che passo sono a vedere che è tenuto bene, raccomando ad Andrea. Andrea, ti raccomando, non far buttare carte oppure le lattine vuote, qualsiasi cosa, questo, anche perché io che lavoro in campo petrolifero, mi viene in mente che là dentro, in quel triangolino c'è un vecchio impianto esso, è stato eliminato, quindi io che lavoro in campo petrolifero, vedere che c'è un bell'ulivo di oltre 700 anni di età, non posso che essere contento. Spero di andare avanti e fare altre cose anche qua a Liberi.